Oggi è il 13 dicembre 2021, giornata solare, giornata spettacolare. E come ogni mattina saluto il mare, sorella acqua, madre terra. Saluto il fuoco, padre sole e l'aria che soffia su di noi e nei miei polmoni. Saluto tutti gli elementi di questo magico luogo di potere. Lo scoglio del leone portale, lo riconoscete? Questo è un gateway molto potente che ti trasporta in altre dimensioni. E in questo luogo ci sono tutti gli elementali, gli elfi, le fate, le ondine nel mare. Insomma, è un luogo magico dove ci sono pochi umani, ma tanti esseri di altre dimensioni e di questa, invisibile ai nostri occhi. Ma oggi è di occhi che parliamo, perché oggi è Santa Lucia e allora apriamo gli occhi interiori, apriamo l'occhio e guardiamo oltre. E allora potremo vedere non solo gli elementali e il guardiano del luogo, non solo gli spiriti della natura, gli angeli ed ogni anima e spirito invisibile ad occhi comunemente, ma potremmo vedere anche qualcosa di più. Potremmo vedere, oltre a qualche presenza umana ogni tanto, ciò che ci può mostrare l'assoluto. E allora apriamo i nostri occhi oggi che è il giorno di Santa Lucia. E che cosa ci ricorda oggi il giorno di Santa Lucia? Ci ricorda che la luce vince sempre sul buio. Perché la luce ha vinto nel suo caso, nonostante abbia perso la vista e la vita per non rinnegare la sua fede in Cristo. Proprio così, cosa ci insegna la storia di Santa Lucia, questa giovane donna perseguitata come i primi cristiani, che non volle rinnegare la sua fede in Cristo Gesù e non mentì e non lo rinnegò e per questo fu uccisa dall'imperatore di allora. E quindi questo ci insegna che non dobbiamo avere paura e non dobbiamo rinnegare ciò in cui crediamo e non dobbiamo rinnegare il nostro credo, la nostra libertà di scegliere in cosa credere e non dobbiamo rinnegare i nostri valori, ma dobbiamo difendere i nostri ideali e non dobbiamo mentire perché la luce è verità. E allora alla luce di tutto questo, oggi con la santa degli occhi vi chiedo: aprite gli occhi del cuore, aprite gli occhi della mente, aprite l'occhio interiore, ricevete la vista, quella spirituale. Chiedetelo a Santa Lucia, perché la luce vince sempre sul buio e la luce ha già vinto e la luce trionfa sempre. E la luce arriva anche a chi ignara e non la vede, come questa spada di San Michele che scende dal sole e forse non tutti possono comprenderla, ma chissà, e si collega al grande sole centrale, può riceverne la grande benedizione. Oggi più che mai la luce ha vinto, la luce vince sul buio e allora festeggiamo la luce insieme a Santa Lucia, che è anche il mio onomastico e il mio nome che significa luce. Lucia, luce. E la luce ha già vinto e così sia e così è. Grazie padre e madre. Grazie all'infinito, assoluto bene supremo. Grazie al Creatore assoluto e ai creatori dei creatori fino a noi. Grazie all'universo intero. Il mio canto sia un canto di lode e di grazie, oggi più che mai, perché la luce ha già vinto. E così sia, e così è.